Anche oggi in fiera artigiani e produttori di calzature e pelletteria chiedono un intervento urgente sulle bollette. Le bollette non sono un capriccio della Lega o di Salvini. O si mettono 30 miliardi di euro a debito adesso per salvare negozi, fabbriche, famiglie e posti di lavoro, oppure rischiamo il disastro. Quindi io spero che in questi giorni di campagna elettorale, nelle prossime settimane, più che passare il tempo a duellare, insultare la Russia, l'Ungheria, il fascismo, ci si occupi di bollette, di vita vera. La proposta della Lega è di fare quello che stanno facendo tutti gli altri paesi europei, mettere i soldi necessari per bloccare gli aumenti delle bollette della luce, altrimenti saltano 1 milione di posti di lavoro. Quindi se qualunque produttore, imprenditore, negoziante, artigiano lancia lo stesso allarme, io come Lega domani lo riporto in Parlamento questo appello e spero che qualcuno ci ascolti, anche perché l'Europa di intervenire nell'immediato non ha nessuna intenzione, purtroppo. Io mi occupo di lavoro, di bollette, di tasse e di pensioni. Di insulti ne ricevo quotidianamente, di minacce anche. Mi spiace che a sinistra qualcuno alimenti questo clima, però l'emergenza in questo momento è aiutare gli italiani a pagare le bollette, non le polemiche di qualche giornale di cui mi interessa men che zero. Ieri abbiamo fatto la più grande manifestazione di piazza, di popolo, di folla di questa campagna elettorale e quindi non vedo l'ora che arrivi domenica, perché poi c'è da lavorare un sacco.